quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ed ecco l'occorrente per la nostra buonissima crostata di ricotta. Gli ingredienti per la frolla sono 400 g di farina 00, 200 g di zucchero semolato, 2 uova e, come in tutte le preparazioni, un pizzico di sale. E poi ci servirà qualche biscotto secco e 200 g di burro freddissimo. Per la farcia, 100 g di cioccolato fondente, 900 g di ricotta rigorosamente di pecora, altre 2 uova e dai 200 ai 350 g di zucchero. Questo lo lascio scegliere a voi. Assaggiate la crema di ricotta e quando la reputate giusta per il vostro palato, fermatevi con lo zucchero. Io ne metterò un 300 g. Per aromatizzare la crema di ricotta userò una fialetta all'aroma di arancia. Ahimè, purtroppo non ho arance biologiche e non ho limoni biologici. Iniziamo subito. Io lavorerò in planetaria, quindi inserisco tutta la farina, quindi il mio pizzico di sale e il burro freddo di frigo tagliato a fiocchetti, così, a piccoli fiocchettini. Mi raccomando, la riuscita della frolla dipende da questo, dal burro freddo. Quindi più freddo sarà il burro, migliore tenuta avrà la vostra frolla. In che senso? Nel senso che non si disfarrà nella forma. Il sapore poi viene il medesimo. Se non avete la planetaria, potete lavorare con le mani tranquillamente. Nel frattempo prepariamo le uova. E andiamo in planetaria. Gancia a foglia inserita, cominciamo ad una bassissima velocità. Adesso aumentiamo leggermente la velocità. In modo che il burro e la farina si incorporino bene l'uno nell'altra. Non lavoriamo a lungo, adesso incorporiamo le uova una ad una. Ok, a questo punto possiamo spegnere, l'impasto è pronto. Scaravolto sul piano da lavoro e velocemente con le mani do un'assemblata generale, molto molto velocemente, senza farla riscaldare troppo. Facciamo un bel panettino, lo avvolgiamo nella pellicola trasparente e lo facciamo raffreddare in frigo per un'oretta circa. A questo punto prendiamo dei biscotti secchi e sbricioliamoli. Questa è una parte del tutto facoltativa che io però vi consiglio sempre di fare quando fate creme che possano perdere siero come quelle con la ricotta. Perché fare una base di biscotti sbriciolati sotto la farcia permetterà a questi di assorbire tutta l'acqua in eccesso. Quindi far cuocere perfettamente la base della crostata. Questi biscotti, tra l'altro, si fonderanno perfettamente con la crema e avranno un sapore spettacolare. Non vi accorgerete nemmeno che esistano. Potete anche frullarli, eh? Sempre nella planetaria, che non rilavo tra un passaggio e l'altro perché non è necessario, metto le 2 uova per la farcia, i miei 300 g di zucchero, la fialetta e la ricotta. Come vedete, non faccio lavorare le uova con lo zucchero prima, perché nella vera crostata
di ricotta, che per noi siciliani è la cassata al forno, poi diciamo le cose come stanno. Non va troppo raffinata la faccenda. Fate andare un po' la planetaria, questa volta con la frusta, dopodiché la assaggiate e decidete se aggiungere ancora zucchero o lasciare così. Bene, lasciamola un attimo qui e noi andiamo a tritare il cioccolato. Mettiamo in frigo e prepariamo la base. Prendiamo il nostro impasto e poniamolo tra due fogli di carta forno. Dopodiché, col mattarello, stendiamolo. La base della tortiera della teglia e con uno stuzzicadenti segno la circonferenza ed elimino la base. Quindi, con un coltello stando all'interno della traccia, taglio la circonferenza del cerchio. Recupero la parte esterna che mi servirà per fare i bordi e le losanghe e metto questa pasta così 5 minuti in freezer a raffreddare da capo. Nel frattempo metto la base sotto il mio piatto e con le forbici ritaglio l'eccesso. Con un tocchetto di burro sporco le spondine della teglia e appiccico tutt'attorno la carta forno e quindi chiudo il cerchio. Foro la mia base. Con la pasta frolla che ho messo da parte facciamo le spondine laterali. Allora, con le strisce ancora adagiate alla carta, semplicemente mi poggio sulle sponde. Queste due non basteranno, già lo so. E questo è un buon metodo per far venire i lati tutti spessi alla stessa maniera e soprattutto tutti alti alla stessa maniera. Bene, faccio la piccola strisciolina che manca e completo il giro. Prendiamo la teglia e versiamo sopra i biscotti sbriciolati che andremo a spargere su tutta la base. Prendiamo la nostra farcia e versiamola dentro. Mettiamola 2 minuti da parte e prepariamo qualche striscetta. Thank you.
adesso con un uovo battuto, a cui aggiungiamo lo stesso quantitativo di latte. Va bene così? Grazie. Passiamo su tutto e inforniamo a 180 gradi, forno statico, per 35-40 minuti. Dovete far cuocere la frolla. Ogni forno sapete bene che è a sé, quindi assicuratevi che sia cotta. Dopodiché spegnete il fuoco e prima di sformare la torta lasciate raffreddare completamente. 180 gradi, parte medio-bassa del forno, 35-45 minuti, forno statico. E la nostra crostata è pronta, buonissima. Se invece della griglia fate un rivestimento unico, questa diventa immediatamente la cassata al forno siciliana. Buonissima. Che è buonissima, buonissima, buonissima. Vi lasciamo le foto e noi ci vediamo dopo. Ciao, ciao e provatela.